Ok. Ho finalmente poggiato le basi per la mia nuova casa. Le basi. E sinceramente sarà una casa molto rustica, molto piccola. Naturalmente ho intenzione di levare tutta questa erba e di sostituirla con questi mezzi blocchi di legno. Anche perché ormai ho sfondato da tutte le parti e non voglio che i silverfish mi entrino in casa mentre dormo, che si infilino da qualche parte, magari nel mio culo. Per cui i mezzi blocchi serviranno esclusivamente per tenere rialzata la base di questa casa, per evitare fastidi di qualsiasi natura. L'effetto che la texture tile sta dando a questa casa è proprio rustica, ma un rustico gradevole. Io amo molto il rustico. Naturalmente mi piacciono molto i più rustici, magari quelli con la ricotta, quelli con le melanzane, oppure con le fragole. Però questo rustico qui è un rustico ancora più gradevole di tutti quelli che ho elencato prima. Non si mangia, però è gradevole a vedersi. Ecco, anche il rumore che fanno i passi sopra questo legno è gradevole. Anche se purtroppo ci stesso sottofondo i silverfish che stanno incominciando a frantumare il cazzo dalla mattina alla sera, ogni volta questo rumore di sfregolamento di silverfish, e incominciano veramente a rompere il cazzo. Secondo me qua sotto ci deve essere, purtroppo c'è sempre qualcuno che rompe il cazzo mentre sto facendo una cosa. Dicevo, qua sotto ci deve essere sicuramente uno spawn di silverfish. E ho intenzione di trovarlo e distruggerlo, perché questo è uno degli spawn che proprio meno sopporto, sia per il rumore che è veramente fastidioso, sia per altre rotture di palle varie. Allora, visto che adesso mi manca il vetro, per evitare di far entrare qualcuno in casa, in questa casa temporanea, sarò costretto a fare gli stacchetti e staccionate. Come tenete presente che questa è una casa provvisoria, giusto per crearmi un tetto, una difesa e altre stronzate varie. Quando avrò più materiali e soprattutto più tempo a disposizione, creerò una casa migliore. Questo tubulio serve solamente come base temporanea. Però sono stato proprio un genio, mi sono costruito casa proprio dove sta lo spawn di silverfish. O perlomeno credo che ci sia qua uno spawn di silverfish. Comunque spero di trovarlo presto, perché il rumore di questi stroni sta incominciando veramente a farmi incidere con lui. E per come sono fatto io ci vuole poco a farmi girare i coglioni. E adesso vediamo di finire di fare le staccionate per fare le finestre, le grate alle finestre. Se avessi sufficiente ferro me ne farei direttamente di ferro. Ma per il momento mi devo accontentare di farlo di legno. E sono sicuro che non mi basteranno. Comunque non è che posso sprecare tanto legno solo per farmi delle finestre. E infatti, penso proprio che dovrò rimediare utilizzando i mezzi blocchi. In qualche modo dovrebbero lo stesso impedire a qualunque stronzata di accedere. E mi sembra che così la situazione va bene. Ora posso mettermi anche a dormire.
e aspettare un poco che il nuovo giorno mi porti qualche bella novità. Allora, la produzione di carbonella procede. Fra poco avrò abbastanza carbonella da fare valanghe di torce e di ardere qualunque cosa mi possa servire. In questi giorni ho raccolto molto legno e cercherò di utilizzarlo al meglio delle mie possibilità. Insieme ai silvestri ci sto notando che ci stanno anche dei rompicoglioni di scheletri. Però i rompicoglioni di scheletri potrebbero essere utili, perché uno degli achievement che devo prendere è incantare un oggetto. E per incantare un oggetto serve il tavolo degli incantesimi e servono i livelli. E visto che questa mappa occorre per farla una vecchia versione, il sistema di livelli sarà sicuramente come la versione passata, nel senso che ci vorranno dai 30, 40, anche i 50 livelli per poter incantare un oggetto. E io decisamente a livelli sto messo scarso. Quindi per poter livellare dovrò uccidere molti mob. E penso che se trovo lo spawn degli scheletri, quello lo conserverò e che mi permetterà di accumulare i regni per la situazione che devo portare a termine, e cioè incantare un oggetto. E anche quest'altro albero è stato abbattuto, sperando che tutti questi ramoscelli che sto abbattendo, che sto ricevendo, possano in qualche modo germogliare e produrre tanto tanto legno, perché in questo momento il legno è la cosa che mi serve maggiormente. Forse mi serve anche più della pietra. L'unica cosa che sto notando è che questi alberi, per quanto li distruggo, non mi stanno droppando alcuna mela, cosa che sarebbe molto utile in questo momento, visto che ancora non posso macellare bestiame. Beh, speriamo che tutto questo sia utile. Come vedete, mi sto creando altre scalette perché voglio riuscire a raggiungere punti difficili da accedere più agevolmente. Sarà un po' complicato questa volta, però ritengo che il momento è abbastanza favorevole. E adesso devo capire che cosa devo fare. Allora, per il momento di esplorare non è che me ne sbatta molto. Per cui vorrei provare a incominciare a cercare qualche spawn e incominciare a distruggerlo. Sarebbe una buona idea. E visto che il mio obiettivo è eliminarmi per sempre dai coglioni di Silverfish, direi che non sarebbe una cattiva idea incominciare a raccogliere un po' di questo terreno. Perché sono quasi certo che quel buco là sotto porti da qualche parte. E lo voglio mettere bene alla luce.
Per come sono fatto io, quando mi metto in testa una cosa, la porto a termine a qualunque costo. E con molta probabilità, secondo me, anche in questo buco ci deve essere uno spunto. Perché anche in questo buco sento quei cacacazzi di Silverfish. Quindi, adesso mi abbatto tutto questo muro di ferro. Me lo conservo, perché sarà sicuramente utile. In questa mappa buttare via gli oggetti è un suicidio. Se i creatori della mappa ti hanno dato tanta terra da prendere, significa che vogliono, in qualche modo, far sì che tu la utilizzi. Ancora non ho visto Silverfish dentro a quel buco, però ne sono certo ci sono, altrimenti non si sentirebbe tutto questo casino che fanno. Purtroppo ho dimenticato di eliminare la musichetta, per cui con molta probabilità me la dovrò tenere per un altro po' di gameplay. Ho intenzione di fare 5 sempre in play tutti quanti in oppressa all'altro e poi di creare e di fare l'editing. Qua ci sono queste belle mucche, però in questo momento stanno in mezzo ai problemi. Ma sta mucca proprio a me, perché viene sempre vicino a me, per esempio. Che mi ha preso per un toro che se la deve ingrottare? Quella è una pozza d'acqua e probabilmente quando farò il secchio la utilizzerò. Ah, eccoli, finalmente si sono fatti vedere i silverfish. Che devo fare? Allora, qua ci sono le mucche. E là ci sta il Silverfish. E qua ci sta un muro e l'acqua. Però potrei fare una cosa. Giusto perché non ho un cazzo da fare, che metto a fare, invece di darmi da fare, metto a costruire una parete di pietra sulla parete di questa pietra di confine. Beh, perlomeno mi sono creato un percorso migliore. Sinceramente non lo so nemmeno perché ho fatto questo muro di terra. Evidentemente non ho le idee molto chiare su come agire. Ma una cosa è chiara. Qui devo scavare ancora. Scusate, ma penso che questo gameplay tra poco lo finisco. Perché questo rumore di Silverfish mi sta mandando completamente in pacco il cervello. Non mi permette di articolare in modo egregio i pensieri. Devo ammettere che chi ha creato l'audio, cioè la voce di questi Silverfish, l'ha creato in modo che le persone che l'ascoltano per troppo tempo incominciano a darmi di matto. E incomincio veramente a andare di matto anch'io. Per cui, diciamo che questo gameplay, per il momento, lo dovrei sospendere forse perché non ce la faccio più di sentire più il Silverfish. Oppure, potrei fare un'altra cosa. Fammi colpire da queste teste di cazzo.
Ce la farò per la fine di questo episodio, mannaccia di mortacci loro. Vedi che sto bene, venite, vi faccio a pezzi, bravi. Ce la farò. Ah, quello è lo spugno. Finalmente posso rompere questo spugno del cazzo. E voilà, ce l'ho fatta. Ok, io la concludo qui. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, se no, mettete quello che vi pare. Mi metto a dormire, sono stanco.